Ciao Cactus e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati e siamo calmissimi. Oggi non facciamo caso ai capelli perché non avevo voglia di acconciarmeli, e si vede. Oggi facciamo un'altra puntata di Reagisco ai commenti negativi dei miei libri preferiti. Un video che vi è piaciuto tantissimo. Sono super esaltata e super contenta perché io mi sono divertita un mondo a girarlo e non vedevo l'ora di fare una parte 2, quindi grazie per il sostegno. Se vi è piaciuto, cioè, se volete continuare questa valanga di amore, lasciate un commentino, un mi piace Con tutti i presupposti dell'altro video, ovvero che leggere le recensioni negative secondo me è estremamente interessante e estremamente utile per sviluppare un occhio critico e che è comunque molto molto divertente. Andiamo subito a leggere le recensioni negative del primo libro. Sotto il primo video voi avete commentato principalmente tre titoli. Il primo con cui partiamo oggi è Uomini e Topi. Come al solito apriamo Amazon e IBS. Allora, partiamo da Amazon. Amazon ha una media di 4 stelle piene, 82 recensioni. Come sapete, Uomini e Topi non solo è il mio preferito dell'autore, è anche uno dei miei preferiti, libri preferiti in assoluto. È estremamente toccante, mette sotto critica alla società americana, che è uno dei punti focali di Stein, cioè è un libro quasi perfetto secondo me. Ma andiamo a vedere chi non la pensa come me. Matteo Lucci, stavo già per agitarmi, ma Matteo Lucci ce l'ha con il fatto che la versione ebook sia davvero mediocre. Praticamente le recensioni negative che troviamo sono sempre consigli di lettura. Un cliente Amazon dice: non ci credo. Il voto non è il libro in sé, ovviamente, bensì al genio che nell'introduzione del libro spoilerà praticamente tutta la storia, facendo perdere al lettore la voglia di iniziare al romanzo. Cliente Amazon, I feel you, per questo io voto sempre per leggerle dopo le prefazioni e le postfazioni. Tyrone Slothrop commenta: libro di rara bruttezza, lento, prevedibile, apatico, in una parola, inane, mai vista questa parola prima, andiamo a cercare. Vuol dire vano e inutile. Signori Dio. Io questa recensione non la commento perché la seconda parte dice: probabilmente leggerlo con la traduzione di Pavese non aiuta granché. Non ce la faccio, sono troppo triggerata. Stavolta sono troppo triggerata. Andiamo a vedere quelle da 2 stelline. Scusami, sono confusa. Ma queste sono le recensioni? No, sono le recensioni a tutto il libro. Perché ci sono commenti solo al Kindle? GR commenta: impalpabile. Pensavo a qualcosa di più strutturato, invece mi ha deluso. Una storia semplice e breve senza nulla di eccezionale. Vi posso assicurare che in queste 100 pagine c'è una qualità di scrittura, una gestione della trama e dei personaggi che è eccelsa. Ovviamente non posso raccontarvela perché vi rovinerei il libro, esattamente come la prefazione del nostro amico. È che non so come rispondere al fatto che uno mi dica che non è nulla di eccezionale senza ovviamente raccontarti tutto il libro. Quindi passiamo ai BS. Raffaele su IBS ci commenta: non ho ancora letto Furore, ma lo farò poiché l'autore è di tutto rispetto. Ma questo romanzo, a mio parere, è una storia mediocre, semplice e prevedibile. Allora, come fai a dire che Steinbeck sia un autore di tutto rispetto se non hai mai letto nient'altro di lui, a parte un libro che non ti è piaciuto? Vabbè, comunque, il fatto che sia prevedibile la storia, che può essere effettivamente abbastanza vero, non la rende priva di senso. Il problema di Uomini e Topi è che è talmente breve che qualunque mio commento andrebbe a intaccarvi la lettura, l'esperienza, quindi non posso. E quindi ho fatto una scelta terribile a scegliere questo libro. Ma vi posso assicurare che anche se, perché io avevo previsto come sarebbe andato a finire il romanzo, è vero, ma non è semplice, non è un romanzo semplice. Non è che se un libro è scorrevole, scritto in modo abbastanza fluido e semplice, sia un contenuto semplice. Vabbè, in realtà siamo andati bene perché non ne trovo altre, è una cosa abbastanza gioiosa. Ci è andata bene perché queste erano le uniche recensioni negative che ho trovato, quindi possiamo andare avanti. È arrivato il momento. L'amica geniale. Tanto vi posso già dire adesso che niente, niente mi darà fastidio come i commenti alla serie TV su Marcello. Se voi andate a farvi un giro sull'internet, ci sono 800 video di Lila e Marcello dicendo quanto Marcello sia fantastico e quanto Lila sia deficiente a non volerlo. Tra l'altro, da persone che hanno anche letto il libro. A parte che anche del telefilm è spiegato molto molto chiaramente che tipo di personalità sia Marcello, non è che sia un Non è che se uno è cricciolo.
E la scusante del sono bambine molto piccole a dirlo è ancora più preoccupante, secondo me. Comunque, ovviamente andremo a vedere le recensioni del primo capitolo, che tra l'altro secondo me saranno interessanti, visto che tantissime persone avranno iniziato a leggerlo dopo la serie TV. Quindi andiamo a cercare. Quanto brutte le copertine con le facce dei film e dei telefilm. Pure in questo caso che io ho amato il telefilm, non si possono vedere, smettetela, sono brutte. Brutte. Abbiamo tante recensioni negative, quindi buttiamoci su quelle più interessanti. Franca non era sicura di cosa pensasse di questo libro, perché scrive: bella storia a tratti, un po' noiosa e inverosimile, non mi ha appassionato. Noiosa, io posso accettare che qualunque libro risulti noioso, ma inverosimile, la mica geniale che dietro ha un lavoro di background incredibile, quello no. Questa recensione di Akira è inquietante, perché dice: lettura terminata dopo 20 pagine, di una noia al limite del mortale, una truffa letteraria basata esclusivamente sul passaparola, un po' come per le famose 50 sfumature. Allora, Arika, ti sembra che stiamo parlando dello stesso target? Forse stiamo parlando delle stesse tipologie di persone che leggono i casi editoriali. Ma se tu mi dici che un libro è brutto dopo 20 pagine, che è anche oggettivamente vero, un libro può non piacerti dopo 20 pagine, io come concetto ne leggo almeno 100-150 prima di abbandonare un libro definitivamente, soprattutto se è un libro lungo, ovvia, cioè non stiamo parlando di un racconto di 100. Devo dire che sono un po' depressa da questi commenti, anche perché generalmente sono molto lunghi ma non dicono niente, come quelli di Moma. Mamma dice che ho letto tutta la tetralogia e recensisco solo il primo libro per il seguente motivo. Di tetralogia non ha un bel nulla, non sono quattro libri ma uno soltanto. Provate a leggere il primo senza proseguire il secondo o il secondo senza il primo. Impossibile. Mamma, io non credo che tu abbia ben presente cosa voglia dire saga o cosa voglia dire tetralogia. Non sono convinta per niente. Perché leggere il secondo senza il primo... Dice che l'ultimo è generalmente una schifezza, roba buttata a casaccio. Elena, e chiude con: Elena Ferrante non è una scrittrice misteriosa, è solo una che ha capito come far soldi. A parte il finale, che cioè è una conclusione di una storia perfettamente bilanciata, secondo me, con una conclusione per i personaggi adeguati ai personaggi. Ma fammi capire, mamma, lei ha capito come fare soldi scrivendo libri, facendo una tetralogia, che non si può leggere il terzo senza leggere i primi due? Non ho capito, non è chiarissimo. La maggior parte dei commenti su Amazon, almeno, sono di quelle persone che hanno letto il libro perché è diventato un caso letterario e devono criticarlo perché è un caso letterario, dicendo che è estremamente noioso e che è una roba da donnicciuole. Sull'estremamente noioso io non metto mai becco, perché è una cosa soggettiva, ma sul fatto che, visto che è diventato un caso editoriale, il libro sia un libro da donnicciuole, che adesso non vi... stavo sfogliando le recensioni da uno, non lo troverò più. Tetralogia dell'amica geniale è un libro che parla di donne, parla di tantissime tematiche. Vi ho fatto un video a parte sull'argomento, ve lo lascio, ma è anche un libro, forse è anche principalmente un libro che parla dell'età della donna e di come le donne affrontano le varie step. Questo non lo rende automaticamente un libro da... cioè, cos'è che avevo citato? La tetralogia dell'amica geniale è un libro pieno di cose, complesso e molto rappresentativo di uno spaccato di storia e ampissimo. È una questione normale, quando qualcosa diventa pop, diventa di moda, ci saranno sempre persone che lo criticano perché gli altri lo apprezzano, e secondo me nel caso dei libri tra l'altro attireranno tantissime persone che non leggono quel genere o non leggono proprio, e quindi è difficile valutare i commenti positivi e negativi così, da anonimi su internet. Sì, niente, non c'ho nient'altro da dire, sto scorrendo anche i BS e gli unici commenti effettivamente negativi sono un copia e incolla. Cioè non riesco neanche a commentarli questi perché sono un po' al gomblotto, no? Quindi non, nella mia mente si forma un'immagine di questo lettore che è assolutamente denigratoria, quindi non posso essere bilanciata, e quindi forse è meglio se sto zitta. Ma ho aperto il profilo di un commento gomblotto e ho trovato scritto che 900 è un romanzino. Sto facendo molto più fatica in questa seconda versione che nella prima. No, davvero, se inizio a parlare dell'amica geniale diventa un video di 40 minuti. Vi lascio il video a parte in cui spiego perché l'amica geniale è un romanzo incredibile. E passiamo al prossimo. E qui soffriamo tanto, perché so che questo autore è estremamente odiato a volte, e sto parlando di Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut.
Ah vabbè, il 5% delle recensioni negative in realtà sono due. Silvio commenta che in realtà si aspettava molto di più da questo libro, che ha spinto, e ciò che lo ha spinto a non finirlo è soprattutto lo stile dell'autore, che è ridondante, con un'ironia che non ha apprezzato, sia perché è troppo presente anche quando si parla di guerra. Lo posso capire, Vonnegut è uno di quegli scrittori un po' come Douglas Adams, che hanno un'ironia estremamente specifica e quindi ti deve piacere, non ti può piacere Kurt Vonnegut se non ti piace il suo modo di zare su dei fatti molto molto pesanti. Quindi verissimo, quello è una questione di gusti personali. E il fatto che l'autore sia troppo presente però quando si parla di guerra è secondo me dettato dal fatto che Mattatoio numero 5, Vonnegut parla sempre di guerra, ha combattuto in guerra durante la seconda guerra mondiale. Mattatoio numero 5 è il nome del mattatoio dove lui si è rifugiato durante il bombardamento di Dresda, e secondo me in questo romanzo si sente fortemente la presenza dell'autore quando si parla del tema, perché questo è il suo vero libro, cioè questo è ciò che lui ha vissuto e non è riuscito a fare a meno di inserirsi in modo così presente all'interno di questo romanzo. Lui parla quasi sempre di guerra e la critica fortemente, ma in Mattatoio è molto più presente che negli altri romanzi. Passiamo a quelle da due. In realtà non ha particolari recensioni negative. Quindi andiamo su IBS. Elena fa la domanda del secolo. Tra l'altro adoro che le recensioni di IBS siano sempre molto piccate e molto lunghe. Elena fa un commento infinito sul fatto che questo libro l'ha delusa, perché è una storia di fantascienza ma il personaggio principale, Billy Pilgrim, è inetto. Un altro aspetto negativo è che non si hanno descrizioni dei luoghi, né degli avvenimenti, né tantomeno dei sentimenti, che Billy non si ponga nessuna domanda sul suo potere di viaggiare nel tempo, che è una critica che era uscita anche sul gruppo dei Cactus, perché se non lo sapete abbiamo un gruppo di lettura sul gruppo Cactus Army, lo trovate in descrizione, dove ogni mese leggiamo un libro, e c'è stato appunto Vonnegut, ed era uscita appunto questa critica. Vonnegut vuole che questo romanzo sia folle, che non abbia un senso logico, che Billy Pilgrim non risponda in modo normale a ciò che gli succede, perché dandoti questa storyline di base così implausibile ti dà un colpo ancora più forte quando ti fa realizzare quanto sia reale la guerra e quanto abbia fatto soffrire la seconda guerra mondiale. I dettagli di realismo, il fatto che Billy sia una semplice marionetta in tutta questa cosa, secondo me vuole dire due cose diverse. Tutti questi elementi irreali, surreali ti aiutano a tornare ben piantata per terra quando si parla di qualcosa di più realistico. Secondo me anche ciò che ha provato Vonnegut rispetto all'impotenza verso la guerra. Questo dettaglio secondo me ti cambia tutta la tipologia di lettura del libro. Quindi ora che lo sapete potete leggerlo e amarlo, perché potete solo amarlo. Grazie. Mi piace comunque Elena che chiude con una cosa poco melodrammatica, ovvero: essendo uno di quei libri da leggere prima di morire, provate a vostro rischio e pericolo. Oh signor, come sono melodrammatici su BS. Cerchiamone ancora una, poi andiamocene per la nostra strada, perché sto soffrendo troppo a sto giro, sto soffrendo troppo. Scrivetemi qua sotto degli altri titoli che dovrei leggere per la prossima edizione. No, non riesco a trovare una Valeria. Cos'era Valeria? L'ultima recensione dell'ultimo video che mi ha fatto veramente morire da ridere. E non riesco a trovare qualcosa di simile. Chiudiamone con una dell'amica geniale. Ho deciso che voglio farmi del male. Io vi direi che chiudiamo con una recensione all'amica geniale che rappresenta quello che vi ho detto prima, di Zazicchi, che dice: difficile descrivere la sensazione che mi ha lasciato questo libro, il nulla, troppi personaggi, troppi intrecci, scrittura troppo dettagliata. Mi stupiscono i commenti tanto positivi, ma come si dice, business è business. Questa è un po' la rappresentazione di quello che vi ho detto prima, ho deciso di chiudere con questo, lasciando a voi la possibilità di commentarlo, perché io sono andata molto meglio l'altra volta ero più pronta e pacata, questa forse non mi sono preparata abbastanza. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi qua sotto un commentino e ai commenti negativi scrivetemi qua sotto quali libri guardare nella prossima edizione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi.